oggi cade il terzo anniversario dell'attacco a Gaza, che andò sotto il nome di Operazione Piombo Fuso. Fece 1490 morti, la maggior parte dei quali erano civili inermi. Fra di loro c'erano 313 bambini. Questo nella terra dove è nato Gesù, palestinese anche lui. Oggi noi ricordiamo sia l'anniversario dell'attacco a Gaza, sia l'annuncio che 2211 anni fa Gesù fece proprio nella terra di Palestina, l'annuncio della fratellanza e della sorellanza di tutti gli uomini e le donne del mondo. Purtroppo in quella terra che vide la passione di Cristo, oggi c'è un intero popolo che sta vivendo la sua passione ad opera di un altro popolo che a sua volta ha vissuto negli anni passati altrettanta passione. È un messaggio di pace, in questi giorni bisognerebbe proprio mandarlo, e speriamo che tutti gli uomini, a qualsiasi Dio comunque credano, comunque chiamino il loro Dio, si riconcilino fra di loro e finalmente inaugurino un sistema di pace. Hamid Masumi Nejad, Piazza Venezia, Roma.